Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo i GR1204, motori GPRC ideali per droni da 2 o 3 pollici, se volete acquistarli trovate il link in descrizione. Ogni motore arriva nella sua bustina in plastica, vediamo subito cosa troviamo all'interno. Abbiamo un motore, delle viti per fissarlo al frame, alcune viti per bloccare le eliche e un set di adesivi GPRC. Vediamo ora le specifiche di questi motori. I cavi sono lunghi 6 cm e nell'estremità troviamo un connettore JST che serve per collegare il motore direttamente al flight controller. Molte schede I/O infatti hanno i connettori per i collegamenti, in modo da semplificare la build con una connessione veloce dei motori. Se il vostro flight controller ha solo i pad per i cavi non è un problema, tagliate via il connettore e saldate direttamente i fili. Questi GR1204 sono da 3750 kW, l'ideale quindi è abbinarli con lipo da 4 celle. Tuttavia potete usare anche il lipo con meno celle se volete un drone più semplice da gestire negli spazi ristretti. Alla base del motore abbiamo 4 fori M2 per fissare le eliche, 2 viti solitamente sono sufficienti. L'albero motore è da 1.5 mm, tenetelo a mente quando ordinate le eliche. I poli motore sono 12, questa informazione vi serve per impostare gli RPM filter su Betaflight. A questo punto possiamo fare un test con l'RC Benchmark 1520, userò delle eliche Genfan di 63 a 3 pale da 2.5 pollici. Il test verrà fatto due volte, la prima con una lipo da 3 celle e la seconda con una lipo da 4 celle. Ed eccoci arrivati ai risultati dei test. Purtroppo non avendo provato molti motori di questa categoria non posso fare confronti diretti. Tuttavia come possiamo notare la spinta massima per le 3S si attesta a 126 grammi, mentre quella delle 4S si attesta a 169 grammi. Per quanto riguarda i consumi abbiamo un picco massimo di 8.3 A. Alla luce di questo risultato direi che possiamo abbinare senza problemi questi motori partendo con schede I/O da 15 A. Per quanto riguarda l'efficienza siamo su valori medi e i risultati migliori si hanno con lipo da 3 celle. In conclusione consiglio questi motori per droni da 2.5 pollici o più piccoli. Se dovete costruire un drone da 3 o 4 pollici meglio scegliere qualcosa di più grande, partendo magari dai 1404. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.